Ne approfitto, grazie, per sottolineare l'importanza dell'operazione fatta dalla Guardia di Finanza questina, che ha proceduto all'arresto in Italia di 6 persone, ma complessivamente 17 in Europa. Con questa operazione è stata smantellata una cellula terroristica algerina che organizzava trasferimenti di valuta, cioè raccoglieva finanziamenti, raccoglieva fondi per fine le attività terroristiche fuori dall'Italia. È una cellula importante e quindi un'operazione molto significativa che riconferma l'azione di monitoraggio e di intervento costante che facciamo sul fronte del terrorismo, anche questa a Milano, che si va delineando come l'area, non solo la città, ma l'area circostante in cui questi fenomeni stanno prendendo piede e stanno assumendo una dimensione piuttosto rilevante. Come ho già avuto modo di dire qualche giorno fa, l'evoluzione che c'è stata da queste cellule che raccolgono fondi a il kamikaze fai da te attraverso il sistema che abbiamo definito il terrorismo in franchising o il franchising del terrorismo, è un'area, quella in cui questi fenomeni si stanno sviluppando. Seguiamo sempre con grande attenzione, intervenendo con tempestività, come il caso di oggi. Complimenti alla Guardia di Finanza e ai magistrati che hanno smantellato questa rosa cellula criminale algerina.